Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono The Name Before Tokyo, sono TNBT e oggi torniamo a parlare di One Piece con il capitolo 900, intitolato appunto la brutta fine del musical, una cosa del genere, insomma, Bad Ending Musical, non ricordo. Comunque, capitolo 900, capitolo cifra tonda, per una volta non sempre l'ha fatto, Oda comunque si mantiene alto negli standard per quando si tratta i capitoli cosiddetti a cifra tonda, quindi non ha deluso almeno le mie aspettative. È sicuramente un capitolo che fa discutere e farà discutere molto in queste 2 prossime settimane, durante le quali non avremo capitoli di One Piece. Quindi preparatevi a giorni e giorni di elucubrazioni di varia natura su come appunto proseguirà la storia e sulla natura proprio di questo capitolo. Sono più che mai curioso questa volta di sentire i vostri commenti, perché veramente ci possono essere molte interpretazioni. Adesso io vi spiegherò qual è il mio punto di vista, come al solito, poi rispondete qui sotto. Allora, capitolo che gira tutto intorno praticamente a Big Mom e agli effetti della torta, come era prevedibile, no? Avevo detto io che mi sarei aspettato un effetto collaterale, cioè una torta talmente buona da scioccare Big Mom in maniera permanente, in modo da renderla praticamente quasi inoffensiva e inadatta, diciamo, a combattere, a fare quello che faceva prima, cioè l'imperatrice. Quindi in questo modo avevo detto Sanji sarebbe stato indirettamente il vero protagonista di Whole Cake, proprio perché grazie alla torta avrebbe messo KO niente po' di meno che uno dei quattro imperatori. Ecco, alla luce di questo capitolo io credo e mi auguro di aver sbagliato in questa mia lettura precedente, perché ho ripensato un po' questi giorni a questo argomento, quando capitava, insomma, parlando con gli amici, con la gente conosciuta in giro così di One Piece, ho pensato al fatto che praticamente Sanji ha nel suo DNA, nel suo codice etico, il fatto che il cibo appunto è una risorsa. Il cibo è tutta la vita, diciamo, del cuoco e la vita delle persone in generale, no? Sanji ha provato la fame, sa cosa significa patire le sofferenze. Big Mom in questi capitoli stava comunque soffrendo nella sua isteria. Quindi, alla luce di tutto quello che è stata la storia proprio di Sanji, dal suo primo incontro al Baratì, con il discorso fatto anche nei riguardi di Don Creek, no? Quando Sanji dà da mangiare a quello che comunque voleva distruggere il suo locale, ho ripensato che danneggiare un nemico anche indirettamente con il cibo non sarebbe una cosa da Sanji. Quindi, ripensandoci bene, alla luce di questo, in quest'ottica, il capitolo 900 appunto si legge, diciamo, bene. Cioè, alla fine, ecco, vorrei partire proprio dalla fine del capitolo, perché tanto so che è lì che molti di voi vorranno andare a parare. Alla fine del capitolo si vede praticamente Big Mom soddisfatta, che sorride e sembra praticamente in perfetta salute. Quindi ecco, in un certo senso Sanji, invece che distruggere l'imperatrice, invece che metterla in crisi, sembrerebbe aver rimesso in gioco addirittura Big Mom. Quindi tutta la fatica fatta durante la saga per indebolire un'imperatrice che si è dimostrata di gran lunga troppo forte ancora per i nostri eroi, tutti questi tentativi, questi complotti, il complotto con Capone, eccetera, tutta la storia sembra essere inutile, proprio perché Sanji, con il suo gesto, tra virgolette, di amore, cioè quello di cucinare qualcosa per far star bene una persona, sembrerebbe aver distrutto tutto. Il che però, se ci pensiamo, è perfettamente in linea con il personaggio di Sanji. Quindi ora mi sono trovato a fare questa comparazione. Quindi un Sanji eroe, tra virgolette, perché indebolisce l'imperatrice con la torta, oppure un Sanji eroe perché è fedele a quelli che sono, diciamo, i suoi principi, i suoi valori, e quindi anche a costo di rimettere in sesto appunto il peggior nemico che stanno affrontando. Ecco, io penso che la seconda ipotesi, alla luce del Novecento, potrebbe essere quella corretta. So che appunto in questo capitolo, che tra l'altro è disegnato benissimo da Oda, ci sono delle tavole veramente come quella dove Big Mom mangia la torta, ci sono delle scene, cioè è registicamente perfetto, quindi diciamo che lascia molti dubbi a noi lettori, proprio perché è disegnato così bene ed è sceneggiato così bene. Nell'ultima pagina, appunto, c'è Big Mom che ride e la sua nave che spara praticamente alla Sanni, o almeno sembra essere la Sanni. Si vede il vessillo nel mare, quindi cosa sarà successo alla Sanni? Oddio, eccetera, eccetera. Allora,
Chiaramente, questo penso che siamo tutti d'accordo, la Sanni non può essere stata distrutta. Ci sono due correnti, quelli che pensano che sia tutto un'illusione e quindi il capitolo dal momento in cui Big Mom inizia a mangiare la torta in poi sia tutto un'illusione e invece chi pensa che possa effettivamente essere così. E per ora io faccio parte di questa seconda minoranza. La tavola dove inizia il delirio di Big Mom è quella numero 13. Io sono qui adesso, sto guardando su Gemini's Box, per chi mi chiede sempre: ah, ma dove leggi il capitolo? Ancora non l'ho letto, eccetera. Io lo leggo inizialmente in inglese su Gemini's Box. Praticamente nella pagina numero 13, quando Big Mom sta mangiando la torta, si vede praticamente intorno a lei che inizia a modificarsi il paesaggio circostante. E c'è un primo piano praticamente dentro la sua gugola e da lì sembra partire un po' una specie di delirio, proprio all'interno di se stessa, no? Ci sono quindi delle scene che sono chiaramente delle illusioni, però questo non vuol dire, secondo me, che tutto il capitolo dalla pagina 13 in poi sia un'illusione, anche perché nelle pagine precedenti abbiamo già visto la ciurma in difficoltà, in particolare con l'attacco di Owen. Personaggio che è stato sempre abbastanza inutile, però che si sta riscattando e che praticamente bolle l'acqua, diciamo, del mare, friggendo tutti i pescioloni amici di Jinbe, no? E lo stesso Wadatsumi. Quindi quelle sono effettivamente immagini concrete, cioè Big Mom non può essersi in questo senso immaginata Owen. Anche la teoria che vorrebbe appunto che sia tutto una manipolazione da parte di Pudding la trovo poco, diciamo, poco sensata proprio perché si vede Pudding a pagina 7, 8, insomma, mi sembra intorno a pagina 7, che è lì appunto che pensa che non è merito suo per la torta, eccetera. Quindi anche questa mi sembra un'ipotesi da scartare al momento. Quindi la mia personale idea è questa. In questo capitolo abbiamo, dalla pagina 13 in poi, delle tavole miste, cioè sono alternate scene reali di quello che sta effettivamente accadendo a illusioni, quindi alla fantasia folle di Big Mom in preda, diciamo, alla bontà della torta, no? Per quanto riguarda anche la questione del Germa, potrebbe essere anche qui, siccome nelle tavole dove c'è il Germa, si vede il Germa combattere, potrebbe essere diciamo tutta un'illusione da parte di Big Mom, se non fosse che appunto vediamo personaggi che sembrano essere sconosciuti, tipo quel tizio con la falce, non mi sembra sia stato presentato prima. Quindi in questo senso non riesco bene a inquadrare questo tipo di vignette. Nella tavola dove c'è Judgy, con di fronte due avversari in penombra, credo che quello più alto con la spada così sulla schiena dovrebbe essere Snake, penso, probabilmente, non sono sicuro, ma 90% dovrebbe essere Snake. Quindi continuano queste immagini, queste vignette con quindi scene vere e alternate, diciamo, alla fantasia della mammona. Perché secondo me deve essere così, perché se fosse tutta un'illusione, devo dire che come finale di saga sarebbe abbastanza deludente, mentre vedere la Sunny effettivamente in difficoltà a questo punto della storia con Big Mom rimessa in sesto, che però comunque l'abbiamo vista rimettersi in sesto, ma non sappiamo ancora quali intenzioni abbia di preciso, secondo me ci potrebbe stare. Vi dico un'altra cosa, Oda è esperto, ed è un maestro in questo, cioè nel far vedere le cose come stanno, ci fa vedere le cose vere spacciandole poi per cose che non sono. Cosa voglio dire? Se voi ripensate anche alla saga di Zou, quando praticamente c'era Wanda che corre ad abbracciare Brook, abbracciano insomma i Mugiwara arrivati nell'isola dicendo che Sanji è puntini puntini, tutti noi eravamo convinti lì per lì, mi ricordo che Nami appunto. La prima volta che abbiamo visto Wanda, scusate, con i vestiti di Nami, che Nami fosse stata trasformata addirittura in un visone, che, insomma, Oda è bravo con questi giochetti, è bravo nel farci credere, diciamo, delle cose che non esistono, insomma, spacciandoci magari una scena per un'altra, o meglio, il significato di una scena per un'altra. Quindi qui vediamo il Jolly Roger di cappello di paglia nell'acqua, è vero, ma
Non è che magari al mondo esiste solo una bandiera di cappello di paglia, cioè potrebbe addirittura da trovarsi trovare lo stratagemma per far sì che quella nave magari non fosse veramente la Sanni, o che ne so, qualsiasi cosa potrebbe succedere. Ecco, io escludo ovviamente che la Sanni vera sia colata a picco, ma questo non significa che le ultime tavole del capitolo siano tutto frutto dell'illusione di Big Mom. Perché in questo senso renderebbe il tutto un pochettino prevedibile, cioè mi scenderebbe un po', sinceramente, come cosa. Mentre qualora fosse vero, poi nei prossimi capitoli arriverà il colpo di scena, quello vero, proprio quello vero e proprio, facendoci vedere come hanno fatto a salvarsi o cosa è successo veramente, allora lì Oda piazza, diciamo, il cosiddetto colpo di genio. Per il momento mi limiterei a questo, nel senso, voglio sapere anche un po' la vostra opinione, se pensate che la nave praticamente di Big Mom che spara a quella che sembra la Sunny sia tutto frutto di un'allucinazione oppure no. Iscrivetevi al canale, come sempre, pollice in su se vi piace il video, altrimenti in giù, e vi lascio il link del mio libro, L'uomo delle pulizie, su Amazon, poi per il resto appunto pagina Facebook, i soliti link in descrizione, e comunque avremo modo di tornare su questo argomento nei prossimi giorni, magari con analisi più dettagliate sul capitolo. Ci vediamo e un buon fine settimana a tutti, buone feste, ciao.